Post partita di Virtus Verona a Lumezzane con Gigi Fresco. Gigi, una sconfitta che brucia. Ma sconfitte bruciano un po' tutte. Ha fatto il primo quarto d'ora un po' fatica. E gli è scaturito il loro gol, peraltro casuale, dopo una serie di rimpalli. Poi mi è sembrato che abbiamo cambiato anche il modulo, si è andati bene, insomma, abbiamo creato una serie di occasioni così. Tanto trazioni fermate sul filo del fuorigioco. Io non ero in posizione per poter giudicare, dicevano quelli della panchina di aggiuntiva che due volte non c'era secondo loro, e lì erano due gol. Poi mi è sembrato una gara che avevamo fatto più noi di loro, insomma, anche quando sono rimasti in 10, perciò sono contento perché abbiamo visto ancora una volta che questa squadra costruita in estate è una squadra che c'è e che può giocarsene, insomma. Gigi, viene a dire che il risultato ti punisce oltre misura. Dopo un buon avvio del Lumezzane, aver avuto almeno 4-5 occasioni, comprese le due bloccate dal guardialine, rimanendo nel dubbio. Nella ripresa hai avuto grande palleggio, maggiore possesso, forse ti è mancata la stoccata, sei arrivato a portare la palla lì, però a parte le due volte delle colpe. Ma noi abbiamo il problema che arriviamo dentro l'area piccola e ancora non tiriamo, no? Forse quando faccio le partitine io con la meta magari trasmetto che no, però che c'è stata anche quell'occasione grossa di Guanito che non ha tirato, che ha voluto passarla e due volte dentro l'area, ecco lì bisogna che tiriamo in porta, insomma, anche perché al peggio c'è la respinta. Quello che ti chiedo è che cosa ti porti di buono, che a mio avviso c'è tanto di buono di questa prestazione qua contro una, comunque una Lumezzane che è una signora squadra, non ha cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, si conoscevano già, la Virtus ha tanti volti nuovi, ma vedo che la traccia giochista rimane, produce, non hai rischiato praticamente nulla, perché sì, prima ha fatto una gran parata. Sì, ma infatti sono contento di questo, dai, ho visto che siccome ogni anno c'è la curiosità perché fai una squadra nuova con tanti giocatori nuovi e c'è la curiosità di capire questa squadra cosa può fare. A me sembra che questa squadra possa fare bene, insomma, ecco. Okay, un giudizio sugli ingressi della ripresa di Contini in Pagliuca, magari forse serviva un po' di convinzione in più. Ma diciamo che sono entrati in un momento difficile loro, no? Non era facile. Però quando c'hai i giocatori freschi, giovani e validi, provi sempre, no? Così invece hanno fatto fatica a trovare spazio. Effettivamente non è che si è andati né peggio né meglio di prima, insomma abbiamo proseguito, però poi abbiamo provato anche con le tre punte. Sbavature direi che non ce ne sono state. Ti chiedo l'unica sottolineatura negativa o comunque la correzione che faresti a questa partita. Ma forse che partirei già a 4. Giocando loro con tre punte, facendo la scalata dietro, tante volte però rimanevamo 3-3. E questo non era facile perché poi c'era Toffanin che, essendo abituato a giocare in mezzo al campo, tendeva ad anticipare e se passa all'inizio ci sono infilati in mezzo una volta, no? Così. E probabilmente se andavamo 4 e subito andavamo meglio, insomma, ecco. L'ultima domanda, debutto assoluto di Calabrese, nuovo arrivo, come l'hai visto, hai dato fiducia subito? Sì, penso che è il record di velocità di debutto dopo due giorni. Oh, bene, è un giocatore forte, non l'ho visto assolutamente in difficoltà. E l'unica male, ci siamo capiti male un po' sul cambio perché sembrava che ce la faceva, potevo tenere dentro Catena a quel punto, ecco. Però per il resto, insomma, ha fatto bene. Ciao Gigi. Ciao. Quindi Calabrese, il cambio è comunque, cioè dopo si è fatto male, sai qualcosa? Non si è fatto male, penso che avesse i crampi, spero almeno, no? Ok. Aveva i crampi, aveva. E invece io volevo farti una domanda sull'arbitraggio, dato che c'è stata questa espulsione, come la giudichi, questa doppia ammonizione? Ma gli ho detto all'arbitro, secondo me lui, come fischiare falli così, ha fatto un range normale di cose giuste, di errori, ma non ha fatto male, secondo me, nel fischiare i falli, ma tu non puoi ammonire Manfrini al primo fallo, è stata una spallata, e poi ho contato 12 falli di fila loro, di cui 6 su ripartenze, neanche una ammonizione.
E poi capita il nostro giocatore lì, a Meic, che mette la gamba, non si accorge che deve all'avversario, tenta di toglierla, l'avversario gli frana addosso e lo espelle. Ecco, secondo me lui ha sbagliato tanto su quell'aspetto lì. E dopo invece, rigore su Contini, non so, ero lontano, perciò non so se avete visto meglio voi, io non do giudizi su quello. Però lui ci ha penalizzato tanto, non ammonendo mai nessuno di loro. Perché avendo il possesso di palla noi principalmente, è normale che i falli li facevano loro. Noi siamo 5 ammoniti a 0, vero fatto. Ecco, l'unica cosa che contesto è questa.